Buongiorno, buongiorno a tutti. Cominciamo da Giardina. Sì, buongiorno Gaetano, buongiorno Giuseppe, benvenuto al Palermo. Innanzitutto volevo sapere come è nata questa trattativa, forse ti si aspettava un pochino prima il ritiro, però sappiamo benissimo che è stato necessario attendere qualche giorno in più. E cosa ti aspetti da questa stagione col Palermo dopo 2 anni in cui sei andato vicino ad andare in Serie B senza però riuscirci? Innanzitutto buongiorno. Sì, c'è stata una trattativa un po' lunga, alcune cose andavano perfezionate e volevo capire anch'io alcune cose, però poi penso di aver fatto un'ottima scelta e mi aspetto un grande campionato, voglio fare sempre di più e speriamo di continuare ad avere ottimi risultati. Vitale. Sono Fabrizio Vitale della Gazzetta dello Sport. Ciao Gaetano, volevo partire dal fatto che Palermo ti aveva seguito, se non andiamo errati, anche lo scorso anno. Volevo capire quanto era stata concreta quella trattativa della scorsa stagione e se a questo punto si può dire che arrivi con un anno di ritardo. Sì, c'era interesse anche lo scorso anno, però l'anno scorso pensavo e speravo di rimanere a Salerno, poi la decisione è stata fatta all'ultimo dalla Salernitana del numero delle liste, quindi è uscita poi all'ultimo giorno, è uscita l'Avellino, non so se si era fatta sentire anche a Palermo negli ultimi giorni, perché poi se la vede il mio procuratore, quindi sono andato lì ad Avellino. Volevo chiederti che idea ti sei fatto quest'anno affrontando il Palermo, insomma, tra campionato e playoff, vi siete affrontati 4 volte. Che tipo di squadra hai visto in questa stagione e che tipo di squadra hai trovato in questi primi giorni in ritiro? No, no, mi sono fatto un'ottima idea del Palermo, anche perché mi piace l'idea di gioco, mi piace come hanno affrontato soprattutto la gara di ritorno ad Avellino. Cioè, dopo una vittoria in casa mi aspettavo, come tante squadre fanno, che si chiudevano dietro per ottenere il risultato, invece sono venuti lì e hanno imposto il loro gioco, hanno provato a giocare senza chiudersi e affrontandoci al meglio, quindi mi ha fatto un'ottima impressione. L'ultima per me, se posso, una curiosità più che altro, tu ovviamente ambisci alla Serie B, l'hai attesa anche quest'anno, ti sei chiesto come mai dopo aver segnato 17 gol 2 stagioni fa non è arrivata alla Serie B, insomma, abbastanza strano, sei stato il vice capocannoniere della Serie C, se non mi ricordo male, in girone. Vabbè, come ho detto prima, la Serie B è arrivata, ho firmato a Salerno, poi per tanti motivi lì avevano già una lista piena e quindi sono dovuto andare in prestito e all'ultimo giorno era uscito l'Avellino, quello di più concreto. Grazie. Antonio La Rosa, Corriere dello Sport. Sì, salve, buongiorno Gaetano, buongiorno Giuseppe, ti faccio subito gli in bocca al lupo in vista della prossima stagione. Ti chiedo, conosci bene la C, conosci le dinamiche di questo campionato? Ti chiedo non solo da un punto di vista tecnico, ma soprattutto sul piano caratteriale. Qual è secondo te la caratteristica, la peculiarità che deve avere una squadra per poter puntare in alto, per poter fare la differenza in questo campionato difficile? Grazie. La squadra a livello tecnico-tattico mi sembra ben organizzata, stanno facendo un ottimo lavoro, ho visto per 2 o 3 giorni, anche ieri hanno fatto una grande partita e penso che in questo girone serve tanta fame, tanta voglia, tanta cattiveria e non è determinante soprattutto questo e non essere solo belli. Grazie. Tripi, Repubblica. Sì, ciao, buongiorno a tutti, ben trovato nel Palermo. Ti vorrei chiedere,
A parte le tue caratteristiche, qui non le conosciamo, però in questo tridente, per esempio di ieri sera, dove ti saresti visto? So bene che sei a disposizione dell'allenatore e che sarà lui a scegliere, però giusto per capire la posizione in campo. E poi ti faccio un'altra domanda. Ah, questo, come hai detto, lo deciderà il mister. Io sono a disposizione nei tre ruoli avanti. Penso di poter giocare in tutte e tre le zone, poi deciderà il mister dove mi vedrà meglio. E poi ieri sera Filippi diceva che vi siete trovati praticamente subito bene, perché insomma, tu sei meridionale come lui, ha detto, come noi, e quindi c'è voglia, calore, passione. Ti rivedi in queste caratteristiche? È una cosa che ti ha fatto anche bene nel corso della tua carriera e che pensi che possa darti una mano a Palermo? Sì. Su questo sì, mi è piaciuto soprattutto l'impatto. Sono stato accolto benissimo dalla squadra, dai tifosi. Sono stato accolto molto bene e c'è grande entusiasmo da parte mia. Francesco Lupo, Forza Palermo. Buongiorno, ciao Giuseppe, una domanda. Poco fa hai detto che la trattativa per portarti a Palermo è stata piuttosto lunga e che tu dovevi fare delle valutazioni. Allora ti chiedo, qual è il motivo maggiore che ti ha convinto a venire a Palermo, oltre ovviamente al blasone della piazza? Grazie. Vabbè, quello, il blasone prima di tutto, poi come ho detto... mi è piaciuto il Palermo, come è venuto ad Avellino a giocare, a non chiudersi, a provare a imporre il proprio gioco, e quello mi è piaciuto tantissimo. Fettina Pellitteri. Mi sentite? Ora sì. Ok, intanto benvenuto a Palermo. Ti volevo fare una domanda, perché lo scorso anno tu hai segnato un bellissimo gol a Barbera. Alla fine della partita hai dichiarato che eri contento di aver segnato in uno stadio storico. Adesso che effetto ti fa pensare che tra non molto giocherai con la maglia rosanera in uno stadio che tu stesso hai definito storico? E poi un'altra domanda, se possibile, che si riaggancia un po' a quello che ha detto il collega. Palermo può essere per te la piazza giusta per fare il definitivo salto di categoria? Grazie. Allora, come ho detto l'anno scorso, fare gol al Barbera, in uno stadio storico dove veramente ci sono stati i campioni, era bellissimo. Adesso giocarci, giocare sotto quella curva, quella piazza, in questa piazza, mi emoziona tantissimo, infatti non vedo l'ora di tornare, che inizia il campionato e di affrontare al meglio. E poi sì, secondo me è la piazza giusta per poter fare bene e consacrarmi e provare a fare il salto di qualità. Davide Raia. Buongiorno Gaetano e piacere Giuseppe. I tifosi rosanero ti hanno atteso parecchio e probabilmente per ora, per il momento, loro ti ritengono l'acquisto, almeno l'arrivo più importante. Questo ti carica o ti mette pressione? Poi un'ultima domanda, a breve domenica affronterai la Salernitana, che effetto ti fa? Grazie. La pressione ci deve essere sempre, però nello stesso momento dipende tu come la prendi. Io a me piace, mi carica, soprattutto quando lo stadio è pieno, a me piace questa determinata pressione, mi dà positività e carica. E domenica affronteremo sì la Salernitana. Sono tifoso della Salernitana, però ci ho sempre giocato contro e mi dà un'ulteriore carica e voglia in più di mettermi in mostra e di fare bene. Chiara Ferrara. Ciao Giuseppe, ci è sembrato di capire dal video di presentazione che hai scelto la maglia numero 11. Volevo capire il motivo di questa scelta e soprattutto cosa pensi in virtù delle vecchie glorie che hanno vestito questa maglia, Amauri, Belotti, ma soprattutto Mario Alberto Santana che ti lascia questo onore.
No, diciamo, veramente i numeri non li abbiamo ancora decisi, non penso di prendere l'11 e vediamo quale è a disposizione e quale posso prendere, però comunque qualsiasi maglia indossi qua hanno indossato grandi giocatori, quindi c'è l'imbarazzo della scelta. Lorenzo Cascio. Buongiorno a tutti e benvenuto Giuseppe. Ciao, volevo chiederti, appena sei arrivato in ritiro, sei stato accolto dal presidente Mirri. Cosa vi siete detti e che impressioni ti ha fatto? Grazie. Mi ha fatto un'ottima impressione, è una bravissima persona, mi ha fatto i complimenti per le annate scorse e mi ha detto qua la piazza ti aspetta hai determinate pressioni, però come ho detto già prima mi piace, mi danno positività e carica. C'è un'ultima domanda di Benny Giardina e andiamo a chiudere. Sì, molto semplicemente, per te la Serie B cos'è? Un obiettivo, un'ossessione, qualcosa che ambisci a raggiungere il prima possibile? Allora, per un po' è stata un'ossessione, però poi è un obiettivo da arrivare, è un obiettivo che prima o poi ci voglio arrivare, perché no, proprio con questa maglia. Grazie. Grazie a tutti, salutiamo allora Peppe. Ciao ciao, grazie.